Queste sono le nuove Oca Speed Goat 6 e mi duole dirlo, ma purtroppo non sono più delle Speed Goat. Inizio subito a raccontarvi di queste Speed Goat dalla loro suola, perché già qua c'è qualcosa che mi è piaciuto e non mi è piaciuto. La suola è una Vibram Mega Grip Traction Lug con un tassello da 4 mm. Una suola che, devo dire, dal punto di vista della tenuta tiene molto bene, sia dal punto di vista di roccia bagnata, anche sul fango si difende abbastanza bene. Abbiamo una nuova struttura dei tasselli, soprattutto nelle parti laterali, per dargli un pochino più di grip, soprattutto sui traversi, che devo dire funziona abbastanza bene. Quindi diciamo che per quanto riguarda la trazione, devo dire, fatta bene. Però il punto negativo di questa suola è che abbiamo tutta una parte di intersuola esposta. Io ci ho già fatto 150 km con queste Speed Goat e devo dire che l'intersuola si è rovinato parecchio. Si rischia con questo tipo di suola, avendo l'intersuola scoperto, di arrivare a un certo punto in cui la parte centrale è completamente distrutta e saremo obbligati a dover cambiare scarpe, non tanto per l'intersuola magari che è finito, ma proprio per la parte di intersuola esposto che è andata a consumarsi. Passando all'intersuola, anche qua c'è un punto positivo e purtroppo un punto negativo. Il punto positivo è che il nuovo intersuola in CM Eva, devo dire che è migliorato. Questo fa sì che la scarpa sia un pochino più leggera e soprattutto anche un pochino più reattiva. Devo dire che in confronto alle Speed Goat 5, diciamo che l'utilizzo può essere abbastanza lo stesso. Quello che cambia però con questo nuovo Eva è che la scarpa tende a durare molto di più nel tempo, perché se con le Speed Goat 5, quando si raggiungevano i 200 km all'incirca, l'intersuola era già finito, con queste Speed Goat 6 secondo me si può andare avanti molto di più rispetto a quei 200 km. Veramente la vita della scarpa è aumentata di molto, almeno dal punto di vista dell'intersuola. Di contro però troviamo un'altezza dell'intersuola che è andata ad aumentare ed anche tanto. Infatti parliamo di 40 mm sulla parte del tallone, 35 sull'avampiede, quindi con un drop 5. Ed ecco che questi 4 cm si fanno sentire. Si fanno sentire tanto soprattutto quando parliamo di stabilità, perché per quello che riguarda poi invece l'ammortizzazione devo dire che è abbastanza simile a quella delle Speed Goat 5. Sicuramente un pochino più ammortizzante perché comunque c'è più materiale, ma da quel punto di vista diciamo che la sensazione può essere molto simile. Questi 4 cm poi lo vediamo, però influiscono davvero tanto. Arrivando alla parte della tomaia, devo dire che anche qua c'è stata una bella rivoluzione. Iniziando dalla zona del puntale, qui troviamo un puntale mediamente rigido, roba che magari evitiamo di prenderci a calci dei sassi perché potremmo farci male. Soprattutto quello che è stato cambiato è stato il materiale, perché qui troviamo un materiale con una geometria molto simile a quello che è il Matrix. Non è Matrix però, e devo dire che comunque regge molto molto bene. Non tende ad allargarsi, tende sicuramente a essere anche molto fasciante e dal punto di vista della traspirabilità diciamo che è nella media. Non è sicuramente una delle scarpe più traspiranti, ma nemmeno una di quelle scarpe in cui ci farete la sauna. Da questo punto di vista la tomaia devo dire che mi ha convinto soprattutto per la sua durabilità, perché se è vero che su tante Speed Goat 5 è capitato di tomaie che si strappassero, su queste Speed Goat 6 la media sarà sicuramente molto molto più bassa. Arrivando a parlare invece della zona del tallone, qui troviamo un contrafforte tallonare che vuole andare a chiudere il nostro piede in modo tale da garantirci stabilità. E devo dire che lo fa abbastanza bene il suo compito. Il problema è che poi abbiamo questi 4 cm d'altezza che non aiutano proprio per nulla. Correndo con queste scarpe su sentieri non super tecnici, già dove abbiamo magari delle discese con roccette, dei sentieri magari un po' ondulati, ecco che si sente subito che la scarpa non è stabile. Ecco che questi 4 cm d'altezza fanno sì che la scarpa tenda a scapparci via veramente molto facilmente. Devo dire che da questo punto di vista, se già la Speed Goat 5 non era molto stabile, secondo me da questo punto di vista è andata un pochino a peggiorare. E che mi dispiace, perché davvero il contrafforte tallonare che è stato inserito poi comunque svolge un ottimo lavoro, perché il piede è veramente molto ben incassato all'interno della scarpa. Però diciamo che da una parte c'è il punto positivo e dall'altra quello negativo. Infine, per quanto riguarda tutta la parte di imbottitura, linguette e lacci, da questo punto di vista la scarpa è molto simile alla precedente, alla Speed Goat 5. Quindi troviamo un'imbottitura fatta molto bene, che ci permetterà di utilizzare le scarpe anche su sentieri particolarmente di traverso. Una linguetta di tipo racing, quindi abbastanza sottile, che comunque non dà fastidio e non fa sentire la pressione dei lacci. E tutta la parte di lacci insieme alla parte di tomaia che vanno a chiudere molto bene la scarpa attorno al nostro piede. Devo dire che questa parte superiore di linguetta, lacci e imbottitura è cambiata praticamente nulla rispetto al modello precedente.
Passando a parlare della zona dell'avampiede, qui troviamo un avampiede abbastanza largo. Non è propriamente una scarpa wide, però sicuramente c'è qualche millimetro in più proprio pensato per quando il piede durante una gara di ultra tende ad allargarsi. Dunque, arriviamo a capire a chi consiglio queste Speedgoat 6 e soprattutto a dove utilizzarle. Secondo me possono essere utilizzate un po' da tutti, da quel runner che sta cercando una scarpa col quale fare una gara molto lunga e magari puntare anche a fare un'ottima prestazione, a quel runner che invece sta cercando una scarpa bella comoda col quale magari fare una gara di ultra ma a ritmo molto lento. Dove utilizzarla invece, diciamo che da questo punto di vista vi consiglio tutti quei sentieri abbastanza semplici. Tutti quei sentieri dove non troviamo nulla di tecnico, tutti quei sentieri dove non abbiamo bisogno di stabilità. Quindi strade bianche, single track e via dicendo. Infine, a livello di chilometri, diciamo che ci si può fare delle gare veramente di ultra. Volendo, con questa Spigo 6, anche una 100 miglia non sarà sicuramente un problema. Arriviamo dunque alle conclusioni perché, come vi accennavo all'inizio, purtroppo queste Spigo 6 non sono più delle Spigot. Già il modello Spigo 5 era molto diverso rispetto a quelli che sono stati i modelli più blasonati di Spigot, magari Spigo 4 e le 4 Evo. Queste Spigo 6 ormai sono veramente un'altra scarpa rispetto a quei due modelli. Parliamo di una scarpa che secondo me non è più quella scarpa speciale che ha fatto la storia del trail running, quella scarpa che probabilmente è stata anche una delle più vendute in tutta la storia del trail. È diventata una scarpa da certi punti di vista anche un pochino più anonima, un pochino più simile a tante altre scarpe che ormai ci sono in questo mondo, soprattutto dell'ultra trail. Quindi infine, parlando di prezzo, vi dico che queste Oca vengono vendute a 160 euro. Il prezzo è concorrenziale perché comunque tantissime scarpe di questa fascia vengono vendute a questo prezzo. Dunque ve la consiglio. Alla fine sì, perché è una scarpa comunque fatta bene per l'uso magari su terreni semplici. Però, come dicevo, purtroppo non è più quell'idea di Speedgoat che si aveva sui modelli precedenti. Detto ciò, ragazzi, la speranza che sia stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione. Vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!